un'ottima risposta popolare da parte di Roma e da parte di tutta Italia, oggi a fianco del popolo curdo. Tutti i popoli del mondo, non solo i romani, capiscono che ormai Erdogan è un dittatore. Quello che lui sta facendo non è altro che quello che fa qualunque dittatore. È per questo che Roma oggi è al popolo, diciamo, al fianco del popolo curdo. Non solo Roma, ma sono arrivati da tutta l'Italia e quindi tutte le città italiane sono al fianco del popolo curdo. In Turchia sta succedendo che la golpe finta è finita, ma la vera golpe è iniziata, perché attualmente Erdogan sta cercando in qualche maniera di inserire i suoi uomini anche nei comuni dove ha vinto il partito curdo BDP. Ovviamente la Turchia, se continua così, diventerà come Siria. Questo sta succedendo in Turchia e Erdogan si deve fermare, altrimenti Erdogan sta diventando pericoloso non solo per il popolo curdo turco, ma per tutto il mondo, e quindi deve assolutamente essere fermato. E questo sta succedendo in Turchia. Oggi ci troviamo qua contro l'occupazione, contro tutto il terrorismo che stanno facendo in Medio Oriente e contro i diritti umani, la liberazione del Kurdistan e del nostro presidente Öcalan. È il popolo che ha le origini della nostra cultura. Non si dice molto, ma la zona mesopotamica che è occupata dai curdi è la zona da cui è nata la nostra civiltà. La civiltà greca viene da lì. Cioè, difendere il popolo curdo significa difendere noi stessi, la nostra civiltà. I curdi sono anche l'unico soggetto politico che in quell'area avanza una proposta di sinistra, vera, perché di fronte ai tentativi o di mantenere lo status quo o di smembrare tutto per linee etniche e religiose, i curdi propongono invece di dar vita a stati democratici, pluralisti, con parità di diritti uomo-donna, per la giustizia. Quindi il popolo curdo non rappresenta solo un popolo che lotta per i suoi diritti, ma è anche il portatore di una possibile soluzione di pace in quell'area. Per questo siamo qui totalmente a fianco del PKK e dei curdi. L'Europa scambia il blocco dei flussi con la complicità con il regime criminale di Erdogan, autoritario e soprattutto stragista nei confronti del popolo curdo. Un modello criminale che ora vogliono replicare con l'Egitto, e sappiamo cosa questo significa anche per il ruolo dell'Italia. Siamo qui soprattutto perché la nostra solidarietà con la lotta del popolo curdo, con i compagni dell'HDP, con i compagni del PKK, è una solidarietà che è una storia lunga. Oggi più che mai chiediamo la liberazione di Öcalan, la possibilità che possa partecipare finalmente all'avvio di un processo di pace. Insomma, oggi è importante essere qui anche perché la battaglia del popolo curdo ci parla dell'Europa, ci parla del fatto che questa Europa non può continuare a essere complice di Erdogan. Sarebbe l'ora che il governo italiano innanzitutto, oltre all'Europa, la smettessero di mettere la polvere sotto il tappeto, di continuare a fare accordi con il regime di Erdogan, di finanziare con il commercio delle armi regimi che contribuiscono al finanziamento dell'ISIS. Sarebbe l'ora che si tornasse a immaginare una politica internazionale che metta al centro non solo i diritti umani delle minoranze, ma anche la qualità di una proposta politica e democratica che nell'esperienza curda è assolutamente all'avanguardia e parla anche a noi. Ma forse questo è l'unico tema che riesce ancora a mettere insieme la sinistra radicale italiana, la sinistra anticapitalista italiana, e questo per la limpidezza della lotta del popolo curdo. È una lotta democratica, è una lotta laica, è una lotta femminista, è una lotta ecologista, è una lotta che può dare l'unica via di salvezza in una zona del mondo altrimenti martoriata e senza speranza.